La storia che oggi mi accingo a raccontare è molto diversa dalla precedente, lontana dall'allegria del Natale e dalle luci in festa. Ho meditato un po' nel darle un titolo e niente mi è venuto in mente tranne che descriverla come una brutta storia. Tutto cominciò su alcuni binari ferroviari da qualche parte in Lombardia. Davanti a noi un'immagine tragica. Il corpo di un uomo di 37 anni, dilaniato dall'impatto con un treno, uno dei tanti che percorrono quel tratto. Al momento, però, dobbiamo tralasciare questa scena drammatica e spostarci avanti negli anni, a circa 15 da questo terribile avvenimento. Nel gennaio 1988, attorno al tavolo di una cucina all'interno di una modesta casa di provincia, sedevano da un lato una ragazza di 19 anni e dall'altra due ricercatori, con degli appunti ed un registratore. Uno dei due domandò alla ragazza se si fosse molto spaventata la prima volta che aveva assistito a quei fenomeni e la ragazza, seduta di fronte, rispose di sì, anche se poi, con il tempo, si era abituata. La stessa scena si ripeté tra i due ricercatori e la sorella minore. «Hai mai sentito delle voci?» chiesero. E la ragazza rispose di no, solo rumori. Successivamente fu il turno del padre, al quale i ricercatori chiesero cosa ne pensasse della situazione della primogenita, ed il padre, con espressione rammaricata, rispose «Povera, a volte mi fa proprio pena. Vive in mezzo a quelle bambole che sembrano dei morti, e ora mancavano solo i fantasmi a disturbarla». In questa storia troviamo un mix di elementi, ma alla fine spetterà a voi giudicare. Io sono Enzo Barone e vi do il benvenuto a Cronache dall'altro mondo, un podcast di paranormale.com. Una normale famiglia di provincia, composta dal padre commerciante, dalla madre casalinga e da due giovani figlie. E quella casa, acquistata 14 anni prima, nella quale non aveva mai regnato il silenzio assoluto. Tant'è vero che, periodicamente, si udivano scricchiolii, porte che sbattevano, cigolii e colpi, spesso provenienti dalla soffitta. Eppure, nessuno della famiglia se ne era mai preoccupato più di tanto. Tutto quasi normale, dunque, fino ad una notte del 1986, quando la figlia maggiore, appena 19enne, decise finalmente di lasciare la camera condivisa con la sorella e si trasferì in salotto al piano terra. Al mattino dopo, la madre, non trovando la figlia nel solito letto, cominciò a cercarla e, raggiuntala in salotto, avvertì subito in lei degli strani comportamenti. La ragazza, infatti, sembrava confusa, stanca. La madre, non senza qualche insistenza, riuscì a strapparle il motivo di questo turbamento. La giovane, infatti, affermò di essere stata disturbata durante il sonno da un respiro affannoso, una sorta di rantolo, e da una voce. Una voce che le aveva sussurrato qualcosa di chiaro ed inquietante. «Sarai sempre mia». In quegli attimi, nel buio della stanza e nel silenzio della notte, la ragazza era stata colta dal panico ed aveva tentato anche di fuggire, ma una stretta, dapprima alla gola e poi sull'intero corpo, non glielo aveva permesso. E nel mentre il lenzuolo, sotto al quale era sdraiata, le era stato tolto di dosso. Negli stessi attimi, un quadro attaccato ad una parete aveva cominciato ad oscillare come fosse un pendolo. «Sarai sempre mia», diceva quella voce. Gradualmente tutto finì e la ragazza rimase lì da sola, impotente e stordita, fino al mattino. Quella mattina si sommarono due eventi difficili da dimenticare: la prima comunione della figlia minore e l'inizio dell'incubo.
perché solo tale può essere una situazione del genere. Ora, se l'episodio della giovane bloccata a letto vi ha inquietato, aspettate di conoscere questo che sto per raccontarvi. Sinistri fenomeni visivi o, se volete, apparizioni. Sì, vari episodi apparizionali, come si usa chiamarli, perseguitarono i quattro componenti della famiglia. Come quella volta in cui la ragazza, uscendo dal bagno, si imbatté in un'ombra oscura e indefinita, nel mezzo della quale vi erano due mani che sembravano di carne e ossa e che si avvicinarono, minacciose, come a volerla strozzare, ma che sparirono, quando la giovane implorò pietà. O ancora come quando il padre, sdraiato sulla poltrona durante una fosa serata estiva, vide dinanzi a sé apparire una donna sconosciuta, sorridente e vestita di rosso. O ancora quando, sempre l'uomo, sdraiato sul divano davanti alla TV, vide chiaramente una sedia spostarsi. O un'altra sera, un cuscino levitare per alcuni secondi, per poi cadere a terra. Da questi fenomeni non fu escluso nemmeno il cagnolino, normalmente legato di fuori in cortile. Una sera cominciò ad abbaiare insistentemente, tanto da attirare l'attenzione del padre che uscì in giardino, ma inutilmente. Del cane non vi era più traccia. Dopo una breve ricerca, però, il cane fu ritrovato nel cortile posteriore al quale è possibile accedere solo aprendo un cancelletto in metallo, sempre chiuso a chiave. C'era qualcosa di oscuro in tutto ciò e quegli episodi cominciarono a preoccupare non poco la famiglia, tant'è che, riflettendoci, i ricordi tornarono ad alcuni racconti della piccola di casa che, sin dall'età di 4-5 anni, aveva affermato di vedere in corridoio un'ombra scura. La famiglia era ormai nel panico e l'abitazione era sempre più al centro di rumori, o meglio, di passi, provenienti dalla soffitta. Inoltre, come se non bastasse, quasi tutte le notti porte, finestre o ante di armadi sbattevano, cigolavano, come se qualcuno stesse tentando di comunicare qualcosa. Il padre, oltretutto, in diverse occasioni era anche corso in soffitta, sicuro di poter smascherare l'origine di quei rumori, ma nulla fu trovato. La situazione divenne sempre più insostenibile, allorché la famiglia decise che era arrivato il momento di chiedere aiuto all'esterno, rivolgendosi, ahimè, alle persone meno adatte. Operatori dell'occulto, fattucchiere, cartomanti, pseudosensitivi, in realtà, in principio la madre si rivolse a ben tre sacerdoti, ma nessuno riuscì nell'intento di riportare la calma in quell'abitazione. Fu in quel momento che pensarono di rivolgersi ad altre figure e la sentenza fu sempre la stessa. Un'anima nera possedeva la madre, manifestandosi in quella casa, da anni. Un'oscura entità, identificabile nel fratello di lei, lo zio materno per intenderci, morto suicida. Ricordate la scena del treno? Ma oltre quel suicidio, c'è dell'altro. Nella piccola frazione lombarda, tutti erano a conoscenza della brutta, bruttissima storia che 14 anni prima aveva travolto quella famiglia. Un'orrenda storia di incesto nella quale il 37enne suicida, lo zio materno, appunto, spinto dal rimorso per aver messo incinta la propria figlia di 13 anni, preferì lanciarsi sotto a un treno. La famiglia era sull'orlo di una crisi di nervi e di fenomeni non sembravano avere fine. Anzi, la signora decise che era il momento di abbandonare quella casa e di trasferirsi per qualche notte nell'abitazione della madre, ma anche lì i fenomeni non cessarono e quella voce continuò a vessare la propria ragazza. Sarai sempre mia. Dopo alcune ricerche, il padre entrò in contatto con alcuni ricercatori di un'associazione italiana tra le più conosciute per lo studio dei fenomeni paranormali, secondo il metodo scientifico. Fu così che, tramite richiesta del professor Martelli di Novara, si decise per l'intervento di una squadra, formata da quattro componenti, i quali, venerdì 22 gennaio 1988, arrivarono in quella casa. Il primo contatto con la famiglia fu molto positivo, poiché, soprattutto gli adulti, si mostrarono da subito disponibili e collaborativi. Dopo uno scrupoloso esame dell'abitazione, si ebbe così una visione completa dell'ambiente che possiamo descrivere così. Un ampio cortile, separato dalla strada da un cancello in metallo, concedeva accesso alla residenza.
Il cortile, circondato da un muro perimetrale, presentava anche un garage ed una grande tettoia in lamiera. La casa aveva una parete confinante con un'altra abitazione e la struttura era composta da un primo piano, una piccola dispensa nel seminterrato, un primo piano con corridoio, due camere da letto, un bagno e una soffitta. Quest'ultima, piena di oggetti vecchi e mal ridotti, comodini malandati, casse, scatole, bottiglie vuote, assi, filo di ferro penzolanti dalle travi e un'inquietante culla arrugginita. Con il termine del sopralluogo, si decise di dedicare tempo a qualche domanda e così il team si divise tra i vari componenti della famiglia per intervistarli, non prima di aver dislocato vari strumenti per casa quali telecamere a circuito chiuso e registratori vari. Terminata questa attività, la squadra propose agli intervistati di incontrare il sensitivo, l'ultimo dal quale erano stati e che aveva individuato così dettagliatamente l'entità negativa che li perseguitava. Lo scopo era quello di ripetere una seduta medianica che la famiglia disse di aver effettuato e durante la quale una sedia si era spostata da sola. L'ufficio del sensitivo, sito nel suggestivo castello comunale, aveva un'aria seria e professionale quanto il sensitivo, il quale si presentò in camice bianco. Ebbe inizio la seduta e la madre venne fatta sdraiare su un lettino mentre il sensitivo cominciò con il poggiare le sue mani sul capo della donna. La donna, visivamente scossa e agitata, dimostrò sofferenze, ma fu subito calmata con una tecnica di ipnosi dinamica. Qualche attimo ed il sensitivo disse di sentire rantoli e tetri sospiri e dichiarò di non poter andare avanti per il rischio di venire lui stesso posseduto. Una volta fuori dallo studio, al contrario, la signora affermò di non aver mai sentito alcuna voce, alcun sospiro. Subito dopo cena, il sopralluogo ufficiale ebbe inizio. Telecamere e microfoni vennero installati e posizionati in varie parti della casa e soprattutto un microfono ad alta sensibilità fu posto nella soffitta, luogo in cui la famiglia disse provenivano i peggiori rumori. Nel frattempo, nei colloqui individuali, emersero dettagli importanti che si sarebbero rivelati determinanti nella definizione della diagnosi dei presenti. La sorella minore, infatti, affermò che le sue paure erano cominciate da quando la madre e la sorella maggiore avevano cominciato a parlare di fantasmi e di presenze. Disse di aver già avvertito degli strani rumori, ma pensando provenissero dall'unica parete in comune con i vicini di casa, non ci aveva mai dato peso. In seguito fu la volta della sorella maggiore, alla quale fu chiesto se avesse un'idea di chi potesse essere il disturbatore e la risposta fu quasi scontata. Lo spirito dello zio, e nel contempo confermò che nonostante la tragica morte e l'orribile fatto che l'aveva preceduta, con lei era stato sempre buono. In questa sede però si tentò anche di chiarire un dettaglio ancora oscuro. La ragazza non aveva mai potuto confermare se la voce udita avesse pronunciato «sarai sempre mia» o «sarà sempre mia». Un dettaglio importante per i ricercatori al quale la ragazza proprio non seppe dare risposta. Dal colloquio, inoltre, emerse come la ragazza, poco più che maggiorenne, non solo non fosse interessata ai ragazzi, ma affermò anche di non volersene interessare nemmeno in futuro. Inoltre, disse di avere limitatissimi rapporti sociali, di non guardare la TV e di passare il tempo libero da sola, chiusa in camera. Seguì il colloquio con la madre. La signora affermò subito di essere al corrente dei problemi della figlia, delle sue difficoltà ad avere una normale vita sociale ed ammise che molto era dipeso dal suo carattere iperprotettivo con la costante paura del mondo esterno. Infine, fu la volta del padre che non solo confermò quanto detto dai suoi familiari, ma aggiunse che le cose erano peggiorate tanto dopo il ricorso a sensitivi e cartomanti. Successivamente ai colloqui, ormai a notte fonda, cominciò la fase forse più emozionante poiché il team si preparò a passare la notte in quella casa, ma non prima di aver effettuato un'ispezione della soffitta installando delle telecamere a circuito chiuso. Il buio della notte permise finalmente di intravedere importanti dettagli come la mancanza di alcune tegole da cui si poteva ammirare il cielo stellato. Inoltre, fu valutato come attraverso quell'apertura sarebbero potuti accedere animali notturni, forse, causa di quei rumori. Ad ogni modo il team cercò di ricreare ogni tipo di rumore, ma
solo alcuni passi di uno dei ricercatori sembrarono essere simili a quelli uditi dalla famiglia. Su tutto ciò che fu possibile muovere, scuotere o battere, fu effettuata un'azione meccanica, ma ai quattro componenti della famiglia nulla sembrò somigliare ai rumori uditi nelle notti precedenti. La notte passò silenziosa e senza rumori né fenomeni anomali. La squadra, a turno, non aveva staccato gli occhi dal monitor di controllo della telecamera posta in soffitto e, ad ogni flebile rumore, qualcuno si era sempre recato in soffitta a verificare senza mai trovare nulla di anomalo. In fondo, la questione era complessa da gestire, soprattutto sul lato umano, e la squadra non fu mai dubbiosa sulla buona fede della famiglia in esame. Si decise quindi di tenere una riunione finale dove furono illustrate le conclusioni e l'assenza evidente di manifestazioni anomale, se non nei loro resoconti. La famiglia si mostrò in parte rasserenata da questa analisi, tranne la figlia maggiore che si congedò, affermando di non essere matta e di aver visto e sentito. I ricercatori infatti avevano constatato come quelle persone vivessero sicuramente un clima fatto di paura verso la società, verso il futuro, verso l'inspiegabile. Ciò di sicuro non spiega le apparizioni e le sensazioni vissute in quei mesi. Inoltre, una sola giornata di controlli, esami e questionari non poté e non può mai rappresentare una prova e di conseguenza i ricercatori si ritrovarono davanti l'annoso dilemma. Fenomeni reali? Suggestione? Problemi psicologici o ancora frode? E a quale scopo? Come ipotizzato da più parti in diversi trattati sui fenomeni paranormali, l'assenza di manifestazioni potrebbe forse trovare spiegazione considerando entità senzienti, capaci di comprendere la presenza di un controllo? O ancora, che si tratti di fenomeni sprigionati dalla mente umana che inconsapevolmente donano tregua ai protagonisti quando influenzati emotivamente dal controllo? Anche questa volta lascio a voi le considerazioni che, se vorrete, potrete farmi avere attraverso i link in descrizione. Questo tipo di indagine rimane un immenso campo minato fatto di dubbi ed incertezze che, non sempre, possiamo inquadrare sotto una lente scientifica. Ed il dubitare di una testimonianza o di un fatto sensazionale certo rimane cosa facile fino al giorno in cui non saremo noi ad esserne i protagonisti.